Ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno e ben arrivati a Brusaporto, in quel di Brusaporto. Siete al ristorante da Vittorio con Chicco e Bobo, i due fratelli Cerea, The Brothers, che vi illustreranno una ricetta all'apparenza molto semplice, ma non proprio così semplice come sembra. Sono gli spaghetti aglio olio e peperoncino. Ecco qua i nostri ingredienti. Abbiamo della crema di basilico, dell'acciuga sotto sale, di salata messa nell'olio. Naturalmente non può mancare il nostro aglio. Abbiamo grana padano, dei pomodori passati al forno leggermente canditi, del prezzemolo, prezzemolo trito, pomodorini freschi e del pane, della molica di pane. Quindi partiamo con la nostra ricetta adesso, eh? Quindi Bobo adesso prepara l'aglio. Ecco qua, tolto l'animina. Oggi versione verace, proprio con l'aglio non profumo ma aglio vero. Quindi se andate a lo fate per coppia, mangiatelo insieme per favore, e così non ci sono problemi. Andiamo a rosolare bene il nostro aglio che prende un buon profumo di tostatura. Ok, stiamo attenti, lo facciamo imbiondire giusto per fermare un po' e abbassare la temperatura. Andiamo a mettere un po' d'acqua. Ok, Bobo, quindi taglia la nostra acciughina a pezzettini piccoli. Non la mettiamo dall'inizio perché altrimenti dà un pochino di amarognolo. Invece dopo che abbiamo deglassato con la nostra acqua di cottura possiamo aggiungere tranquillamente l'acciuga, eh? Attenzione, passaggio importante questo. Un trito veloce, tagliato in modo grossolano perché poi si sfalda. Sì, mettiamo i pomodorini freschi, cuociono così, si sfaldano pian pianino. Buttiamo la pasta, quindi andiamo a salare la nostra pasta che sta bollendo bene e la nostra pasta. Quante facciamo qua? Le due belle porzioni per me e Bobo sono mezzo chilo di pasta. No? Andiamo avanti, a cuocere la nostra salsa, stando attenti di sciogliere bene, di amalgamare bene la nostra acciuga con i pomodorini. Aiutiamola con l'acqua di cottura. Con un forchettone andiamo a stemperare, a schiacciare, ad amalgamare il tutto, in modo che la nostra salsa prenda un buon sapore. Dobbiamo far fondere praticamente i pomodorini, Quindi sarà un aglio olio ma leggermente macchiato, non certo il pomodoro ma leggermente macchiato. Nel frattempo, l'abbiamo fatto prima per non farvi perdere troppo tempo, abbiamo frullato con del ghiaccio il nostro basilico fresco mantenendo un colore molto vivo, clorofilla pura, e andremo così a decorare il nostro piatto e dare questo sentore di basilico, di freschezza, dare questa freschezza al piatto stesso. Adesso Bobo sta tagliando invece il peperoncino. Vedo che proprio lascia tutti i semini, tutto intero, quindi davvero sarà aglio olio, peperoncino, veramente di quelli strong, di quelli veri. Ecco qua. Bobo crea questa crema praticamente con l'acqua di cottura, diventa una vera cremina che, con la quale andremo poi a condire il nostro spaghetto. Va da sé che una ricetta così semplice necessita bisogno di un spaghetto top. Quindi che assorba, che prenda tutto quello, la passione, la voglia che vogliamo trasmettere, deve essere una pasta che possa ricevere questo. Solo in quel caso avremo una ricetta high level. Dobbiamo tostare il nostro pane, la mollica bianca del pane, che andrà a dare la croccantezza al nostro piatto. Quindi anche pane del giorno prima, così in cucina non buttiamo niente, va sempre tutto recuperato. Il pane sta tostando. E mi sa che i nostri spaghetti ci sono quasi, Andiamo a scolarli e terminiamo di cuocerli in pentola, Ecco, la facciamo saltare. Questo movimento, all'apparenza anche questo semplice, è importante, perché è come la mantecatura per il riso, no? Qui andiamo a amalgamare tutti i nostri profumi, il bouquet di aromi che abbiamo creato. Aggiungiamo dell'olio crudo a questo punto, i pomodorini leggermente canditi. Vi assicuro che il profumo è fantastico. Questa cremosità viene data dal movimento proprio del Bobo. Il pane tostato un pochino dentro, un pochino ce lo riserviamo per metterlo sopra per dare maggiore croccantezza. E adesso Bobo incomincia a tostare. Eccezionali. Non vedo l'ora. Un po' di basilico. Ragazzi, andiamo con l'assaggio, Non vedevo l'ora. Senti che profumo. Pazzesco. L'aglio è un qualcosa di incredibile in cucina, E questa è la nostra versione dell'aglio olio peperoncino. Dovete assaggiarla.